È stato un periodo davvero difficile, questo di chiusura forzata. Come avete reagito? Abbiamo reagito stando fermi, non potendo fare nulla, disperati a cercare di capire quali fossero i possibili risvolti rispetto alle nostre categorie, perché comunque siamo stati penalizzati, tra virgolette, siamo stati lasciati per ultimi per poter adempiere al nostro lavoro. E siamo un po' in crisi, non neghiamo questo, perché comunque quello che ci è stato dato dallo Stato non possiamo far fronte a tutte le nostre spese. E dobbiamo mantenere famiglie e supportare le spese dell'attività, affitti, bollette e quant'altro. È stata una cosa inaspettata, per cui qui, come vedi, praticamente ci siamo fermati al 10 di marzo con una doccia fredda, abbiamo bloccato tutto quanto e siamo tornati a casa. Ovviamente la speranza era quella che in 10-15 giorni si potesse ricominciare una vita più o meno normale, però ogni volta c'è stato un rimandare, un rimandare, un rimandare che ha creato non pochi problemi. Anche a livello proprio di umore, di pensieri, di ansie, per noi che abbiamo le attività e viviamo solo di questo, viviamo da questo, cioè avere il negozio chiuso, la serranda abbassata per ormai 2 mesi, cioè fra 2 giorni siamo già a 2 mesi, è qualcosa che ti fa venire da piangere. Problemi, pensieri di come andrà, di come sarà, i pagamenti vari che arrivano, chiamate da parte della banca, insomma è un po' difficile. Le bollette arrivano, i pagamenti li dobbiamo fare, la merce la dobbiamo pagare e a maggior ragione dobbiamo aggiungere il pagare, il comprare tutta la merce, tutti i materiali per sanificare il salone prima di poter riaprire, che dobbiamo farlo in quanto la cliente comunque ha paura, anche noi non sappiamo chi ci entra, non sappiamo da dove arrivano e quindi dobbiamo adeguarci. Ovviamente a questo si aggiunge la perdita economica per tutte le clienti che non sono più potute venire nel salone. Beh, sicuramente questo è un altro aspetto doloroso della nostra attività, perché comunque c'è molto nero, c'è molta gente che lavora in nero. Dunque, in questo periodo sicuramente abbiamo perso qualche lavoro. Non sappiamo se ritornerà oppure al contrario. Se riuscissimo ad aprire il 18 sarebbero 2 belle settimane di lavoro, cioè anticipate, che comunque fanno, cioè quantomeno ci fanno iniziare a ricarburare, perché la verità è che noi abbiamo voglia di riaprire. Quindi sarà anche un problema i primi giorni capire come potremmo muoverci, come dobbiamo gestire il flusso dei clienti, che ovviamente i primi giorni sarà tantissimo, perché sono passati 2 mesi, per cui capite bene che tutti avranno la necessità di risistemarsi, quindi non sarà facile nemmeno ricominciare. Si lavorerà su appuntamento, quindi non ci sarà più l'afflusso che magari c'era una volta. Assolutamente no, il lavoro sarà molto più a rilento rispetto il pre-Covid, no? E dunque delle tempistiche lavorative si allungheranno di molto, con la speranza che riusciremo a far fronte a tutte le esigenze delle nostre clienti, perché sono tante, dunque sicuramente ci saranno delle restrizioni lavorative, dovremmo un attimino capire come poter adempiere all'esigenza di tutti. Con le clienti abbiamo già iniziato a fare una corsia preferenziale, una priority list abbiamo aperto, in cui iniziamo a sottoscrivere e prendere appuntamenti, iniziando dalle clienti con maggiori problematiche, quindi chi deve fare il colore, tagli, lavori un po' più complessi, per poi andare a finire alle pieghe di routine che facevamo, insomma, quotidianamente. Voi siete già pronti? Assolutamente sì, noi siamo già pronti, ma sostanzialmente siamo già sempre stati pronti, perché in realtà la nostra categoria non è un
un pullman di linea dove entrano e è difficile gestire i flussi. Nei nostri negozi, nei nostri saloni si lavora su appuntamento, dunque in realtà per noi già questo è un grande passo. Poi l'igiene è molto presente nei nostri saloni. Dovremmo solamente apportare qualcosa in più, tipo mascherine e igienizzanti e qualche disinfettante per gli attrezzi, ma non più di tanto, voglio dire. Sì, siamo pronti, dobbiamo adoperarci, insomma, dobbiamo acquistare, sistemare, sanificare, però diciamo sì, siamo pronti. Lei si è già attrezzato in merito? Assolutamente sì, certo, non vediamo l'ora di aprire, dunque ci siamo già attrezzati con mascherine, con disinfettanti, con igienizzanti, con visiere, con mantelline monouso ovviamente, con asciugamani monouso e addirittura abbiamo anche preso dei copri sedili, no? Voglio dire, quello sì, sicuramente sì. Io ho acquistato praticamente due macchinari per sanificare l'aria H24, quindi ci sarà una sanificazione continua del salone, quindi un riciclo dell'aria, una purificazione dell'aria. In più faremo delle sanificazioni prima di aprire il salone. Ci è costato un bel po', però grazie alle nostre aziende partner ci stanno dando una mano nell'acquistare, nel saper scegliere questi prodotti. Compreremo dei fornetti sterilizzatori per spazzole, pettini e quant'altro, materiale monouso, tanto materiale monouso da mettere a disposizione delle clienti, ovviamente a nostre spese e non nemmeno maggiorando i prezzi dei nostri servizi, perché in questo periodo sarebbe insensato fare una cosa del genere nei confronti delle clienti, perché stiamo passando tutti un periodo difficile, insomma. La più grande paura in questo momento qual è? Più che paura è un'ansia, no? Perché siamo stati troppo tempo fermi, no? E non siamo mai stati così fermi. Io lavoro da 30 anni e non è mai successa una cosa del genere. Dunque si ha l'ansia di non riuscire a lavorare e a riprendere il lavoro nel modo più giusto, più che altro che paura. Per quanto riguarda il personale, invece, sarà costretto a fare dei tagli o il personale rimarrà invariato? E sicuramente potrebbe rimanere invariato, però dipende dai flussi come saranno e del lavoro dopo Covid o nel mentre del Covid, che cosa succederà.